presagi di sventura o presagi di buone notizie per l'umanità. Da sempre le comete hanno spinto l'uomo a interrogarsi sul loro significato. Ora il nostro socio Flavio inquadrerà questi fenomeni tra presente scientifico e passato, mentre il coro, in contraltare, interpreterà l'Alleluia del Messia di Georg Friedrich Händel. Non c'è nulla che accenda più la curiosità di una cometa. Questi strani, scostanti oggetti celesti sono certamente la più evidente dimostrazione che i cieli sono tutt'altro che immobili, che lassù qualcosa cambia e a volte cambia anche molto in fretta. Per tale ragione, le comete sono state nell'antichità declassate a fenomeni atmosferici, come i fulmini o gli arcobaleni, appartenenti al mondo sublunare, esalazioni di aria calda e secca che si incendia nell'atmosfera, sosteneva Aristotele. E quest'idea sopravvisse per 2000 anni, anche se molti altri filosofi antichi, come Seneca, erano propensi a considerare i corpi celesti. Le comete hanno accompagnato la storia dell'uomo. Spesso sono state considerate messaggeri di grandi avvenimenti, raramente positivi, come la nascita di un re, persino del re dei re, e non a caso Giotto pone proprio una cometa nella sua adorazione delle immagini. Più spesso negativi, come pestilenze, guerre e disastri naturali. Ma la coscienza lentamente progredisce e finalmente alle soglie del 600 un grande astronomo, Tycho Brahe, cercò di misurare la distanza di una cometa e non riuscendovi scrisse che essa doveva essere più lontana della Luna. Oltre un secolo dopo, Edmund Halley riuscì a calcolare l'orbita della cometa che oggi porta il suo nome. Oggi sappiamo che la cometa di Halley torna a visitare i nostri cieli ogni 75 anni. È passata nel 1986 e tornerà nel 2061, un futuro irraggiungibile per la maggior parte di noi, un battito di ciglia nella storia della Terra. Decine di comete passano ogni anno. La maggior parte di queste non sono visibili se non con potenti telescopi, alcune rare, diventano così brillanti da essere chiamate Great Comets, grandi comete. Solo poche volte nella vita può capitare di vederne una. Le code a volte attraversano decine e decine di gradi di cielo con forme di ventagli curvi o di lunghi pennacchi sottili. Gas e polveri che si staccano da un nucleo ghiacciato riscaldato dall'energia del sole formano queste code spettacolari. Ad ogni passaggio le comete spendono una parte della loro massa per regalarci questi spettacoli. Le comete quindi si consumano. E seppure enormemente più durature di un essere umano, anch'esse in tempi brevissimi su scala cosmica si spengono, diventando inerti e scure. Ma per ogni cometa che muore, altre prendono il suo posto. Un enorme serbatoio di comete, la nube di Oort, ne contiene miliardi, forse addirittura centinaia di miliardi. Non tutte le comete tornano, alcune si avvicinano troppo al Sole e vengono distrutte. Altre compiono un solo giro di boa attorno al nostro astro per ritornare poi, per sempre, nei lontani, gelidi spazi siderali. Altre ancora incontrano sul loro strada un pianeta, di solito Giove o Nettuno, o più raramente Saturno o Urano, e vengono deviate e costrette a ritornare verso il Sole. Sono queste le uniche che tornano.
altre incontrano sì un pianeta, ma in questo caso gli si avvicinano troppo e vengono distrutte in un immane impatto colpendo la superficie planetaria. Ai primi orbiti del Sistema Solare, le comete dovevano essere molto più numerose e gli impatti molto più frequenti. Le evidenze sembrano dimostrare che le comete si formavano prestissimo, tutto attorno al Sole nascente, venendo poi espulse verso l'esterno da meccanismi non ancora chiariti, testimoni dell'acqua, quindi. Forse addirittura i contenitori che portavano il materiale organico necessario alla formazione della vita sulla Terra. Nonostante secoli di studi, le comete sono ancora ricche di enigmi irrisolti, capaci di stupirci e di farci pensare, di affascinarci con la loro bellezza e di ricordarsi quanto effimeri siano le nostre vite, che però attraverso la mente ci permette di comprendere questo incredibile, stupendo spettacolo della natura. Grazie.